Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua col secondo episodio di eFootball per la nostra grande scalata prima divisione. Eccomi qua nelle sfide e ho completato l'European Club Championship. Andiamo dentro, ora vi faccio vedere. Vi spiego un attimo. Allora, sono partito a giocare tutte le partite a livello professionista e qualcheduna l'ho fatta a livello campione. Ora vi faccio vedere i risultati, vi faccio vedere l'escalation, diciamo, della nostra avventura in questa sfida. Allora, la prima partita che ho fatto l'ho fatta contro i Rangers, che abbiamo vinto 2-0. Poi sono andato contro il Benfica, ho vinto 2-0. Poi è iniziata ad arrivare la Juventus, ho pareggiato. E poi è arrivato il Bayer Leverkusen, che ho perso. Ok, Juve, Bayer Leverkusen, è vero che li ho fatti a livello campione, però comunque ho capito dei difetti della mia squadra. Quindi ho iniziato a modificare la squadra. Modificando la squadra, sempre a livello campione, ho vinto 4-0 col Siviglia. Poi ho perso contro il Bayern Monaco, scusate, 2-1, sempre a livello campione. Poi a livello campione ho pareggiato 1-1, al che ho visto che comunque la squadra andava meglio, nonostante abbiamo perso, pareggiato, però con un Bayern Monaco ci può stare perdere con i giocatori che abbiamo. Però sono tornato quindi a professionista. E dopodiché ho iniziato a rivincere 2-1, ho fatto un 2-0 col Piemonte, un 6-1 col PSG e poi un 3-0 col Benfica. Facendo questi risultati, diciamo, sono riuscito ad arrivare a oltre 3.000 punti totale dell'evento. Se vedete, totale punti evento 3.083. Così sono riuscito ad andare a prendere anche l'accordo al buio, oltre che tutti i premi che ogni partita mi davano. Ora vi faccio vedere tutto quello che ho raccolto dall'ultimo video che ci eravamo visti. Ok? Vi faccio vedere intanto lo schema di gioco che sto utilizzando ora. Se avete visto, se notate, ho portato come. Intanto i giocatori sono saliti perché chiaramente hanno preso punti di esperienza e glielo ho già dati. Ok? Siamo a livello stile di gioco a 90. Dovremmo portare, diciamo, tutti i giocatori in possesso palla più o meno a 90, ragazzi. Io per il momento li ho portati oltre 75 di Mancini, ma per arrivare al 100% di livello stile di gioco dobbiamo portarli tutti a 90 come Bebeto. Ok? E vedete questo qua è 90, poi c'è un 80, un 99, un 80, un 80. Dovremmo portarli tutti a 90, a dire la verità. Però va bene così. Per il momento riusciamo a giocare, non voglio dare tanti punti su quello, ma voglio dargli più punti per aumentare le loro statistiche per il momento. Anche i sostituti alcuni sono aumentati. Ok, ragazzi, non sono diventati fenomeni, però con queste partite che ho fatto, diciamo, abbiamo preso dei punti di esperienza, soprattutto i centrocampisti, perché sappiamo che i centrocampisti prendono il 300% con questo allenatore che è Roberto Mancini, e poi comunque ho cambiato i due trequartisti, ne ho messo uno, diciamo, un giocatore chiave, e poi ho messo un senza palla e sto usando o Figuero, che è un rapace d'aria, mi trovo molto bene, o Caio. Devo dire che mi trovo meglio con il rapace d'aria João Figuero. Quindi, visto che stiamo puntando tutto su Bebeto, ho visto che Bebeto come punta singola non dava tanto perché è un senza palla. E bisogna, diciamo, accoppiarlo con un'altra punta. E sto pensando di accoppiarlo appunto poi con un rapace d'aria. Vedremo comunque anche quello che ci offre il gioco, perché se il gioco poi dopo ci offre una buona punta opportunista, useremo un opportunista. Ora vi faccio vedere tutto quello che comunque sono riuscito a prendere con circa quelle 2 ore e mezzo di gioco. Circa. Allora, è Football Festival. Abbiamo completato delle cose, obiettivi della carriera. Facendo queste sfide abbiamo ottenuto completa gli obiettivi, mantieni la porta inviolata nelle partite dell'evento tour e vittoria totale dell'evento tour. Ok? Ora li riscuotiamo tutti con triangolo e scrive qua sono GP. Abbiamo preso 5.000 GP, ragazzi. Non è tantissimo, però 5.000 GP in più. Ma la cosa importante è questa: sono i 19 posti in arrivo che abbiamo. Perché abbiamo premi pass partita, quello gratuito, ricompensa dell'evento, questo è molto importante, scade fra un giorno, 15 ore. Quindi fra un giorno e 15 ore, quindi ora lo andiamo a ritirare. Altri pass partita, bonus accesso, pass partita, ricompensa evento, club championship, pass partita, pass partita, pass partita, ricompensa evento, European Club Championship, quello che abbiamo appena fatto, bonus accesso, premi pass partita, bonus accesso. Questo è tutto quello che io ho preso dall'ultima volta che abbiamo giocato. Ok, quindi adesso li vado a ricevere tutti. E guardate GP quanto arriviamo. Siamo arrivati a 226.000 GP facendo solo quell'evento, ragazzi. 226.000 GP. E
in più vedete che c'è un numerino rosso. Abbiamo gratuito un giro di giocatori speciali, tutto senza spendere. Questo qua, gratis, un giocatore di questi. E che giocatori ci sono? Vedete, giocatore gratis, perché ho vinto, diciamo, l'evento. Vedi tutti? Ecco, qua sono tutti i giocatori che possiamo trovare. A noi, onestamente, va bene tutto quello che ci dà. Va tutto bene. È chiaro che se ci dà un 5 stelle, invece che un 3 o un 4, è meglio. Lì c'è da avere un po' di fortuna adesso. Però vediamo quello che ci dà, ci potrebbe dare Osimhen. Io a me interesserebbe molto anche Mané, sinceramente. Anzi, se devo scegliere fra tutti quelli che sono qua, io preferirei prendere Mané, ragazzi. Mané, nonostante ha forma normale, dopo c'è da sperare che durante l'anno dopo il Bayern Monaco va bene, ma di solito va bene, oppure sarebbe bene la punta Salah. Ecco, questo sarebbe perfetto, ragazzi. Questo sarebbe perfetto e userei l'opportunista, ve lo assicuro, perché Salah punta fa veramente, veramente paura. Ma Salah non ce lo darà. Abbiamo Neymar, che è un regista creativo, quindi va bene come esterno sinistro, anche lui va bene. Quindi ci può andare o Mané o Neymar, ma preferirei Mané. Abbiamo se no Tagliafico, però non mi piace perché è un terzino mattatore, non mi piace come esterno. Boh, poi se ce lo dà sempre meglio di quelli che abbiamo, ragazzi, però devo scegliere. Abbiamo Kostic, che è uno specialista di cross, questo mi potrebbe piacere parecchio, invece, non ha una gran finalizzazione, ma fa tanto, tanto, tanto in game, in gioco, e poi se c'ha anche incontrollabile, perfetto. Insomma, questi qua sono quelli che io vorrei. Poi vabbè, ce ne sono altri, magari c'è Nelson, un 4, che in questo momento va bene anche Nelson, però chiaramente capite anche voi che sono meglio gli altri. Ora lo andiamo a girare insieme e vediamo cosa andiamo a prendere. Vediamo cosa ci regala. 3, 2, 1, via. Speriamo bene, ragazzi, un po' di fortuna. Va bene tutto in questo momento. Però sai, se già ci piazza un giocatore definitivo. Ragazzi, forse sarà. Ragazzi, sarà! Ragazzi, sarà! Ragazzi, sarà! Ma che culo! Ragazzi, è sarà! Ragazzi, abbiamo finito l'attacco. Abbiamo finito l'attacco, ragazzi. È il giocatore più forte che ci poteva dare. Mamma mia. Mamma mia. Che giocatore, ragazzi. Che giocatore. Che giocatore. Ragazzi, è impressionante quel giocatore qua, eh. Va bene, ragazzi, che ci vuole della fortuna. Ma vi sto dimostrando che gratuitamente si può fare tutto. Mamma mia, ragazzi. Insomma, è stato così. Cioè, fortunato sì, nei football, devo dire. Però non così tanto. Non così tanto, ragazzi. Vabbè, ragazzi, andiamo a tirare giù il nostro Caio in questo momento. Andiamo a mettere su Salah. Cambia tanto la faccenda adesso. E anche Mancino tira giro, Bebeto senza palla, lui opportunista. Tanta roba. Ragazzi, ci servirebbe un trequartista per il momento. Buono, giocatore chiave e poi due esterni. Specialista di cross, pensavo, vedendo giocare non è male il regista creativo, ma ci vogliono di quelli veramente forti, tipo Neymar. Quindi, visto che non possiamo pretendere ora di andare a prendere un Neymar, così via, anche un giocatore un po' più forte di quelli lì. Allora, andiamo a vedere intanto i contratti a 5 stelle, perché noi abbiamo ancora un contratto a 3 stelle e un contratto a 5 stelle. Nel senso, questi qua sono a pagamento. Con le 100 monete, e le 100 monete noi ne abbiamo, anche se eravamo, se non vi ricordate, penso a 30, ma 50 le abbiamo vinte, o forse eravamo già 80, non mi ricordo, forse qualcosina abbiamo vinto di monete. Comunque, queste cose sono tutte a pagamento, vedi, se volete trovare Salah e volete spendere, lo trovate, è illimitato, girate tutti, spendete tutti i soldi che volete, lo trovate. Io sto facendo tutto questo gratuitamente, quindi questi giocatori ora non posso permettermi, non ho monete. Se riuscissi a prendere altre monete, eh sì, non vi nego che andrei a fare un altro giro, però con monete vinte gratis. Allora, ragazzi, vediamo. I contratti mirati qua sono questi. Sono questi qua. Mi sembra che sono gli stessi dell'altra volta. Abbiamo un 3 stelle, che per noi può essere comunque tanta roba, che qua non ce n'è. Questi qua, ragazzi, li avevo presi prima di iniziare la serie, quindi per finire tutte le stelle. Perché avevo delle stelle e non volevo darmi troppi aiuti. Però
Però vedi, in 5 stelle abbiamo questo ragazzino qua, che non è male, ragazzino lo conosco, magari voi sì, non è male. È un'ala prolifica e fa anche CLS, quindi questo non è male assolutamente, andarlo a prendere. Ho visto se è mancino destro, è destro, come piace a me, mi piacciono invertiti. Però deve avere anche alto di precisione per debole, ce l'ha. Incontrollabile, infortuni bassi, ma gli infortuni in questo gioco non ci sono mai. Quindi un 5 stelle può essere quello, e qua ci può essere venire un buon aiuto, prendere quei 5 stelle lì. E come 3 stelle potremmo andare a prendere, finché il gioco ci dà una mano, stelle, un 3 stelle ragazzi, scusa, 3 stelle, o questo o cubo che è un taglio al centro, no, non mi piace questo qua, fa CLS, CLD ed è uno specialista di cross, questo mi può piacere parecchio, ci allarga bene, può fare anche terzino in caso che un giorno abbia bisogno di un terzino. Veloce, tutto, non ha finalizzazione, però c'è un passaggio alto, no, ma non è il massimo, ragazzi. Punte, siamo a posto, direi che siamo a posto per il momento. Oppure c'è questo qua. Questo qua, ragazzi, 3 stelle, possiamo prendere un portiere? Oh, un portiere 3 stelle gratuito per il momento, potrebbe anche. Ah, mi piace. Allora, ragazzi, direi di così, di andare a prendere questo giocatore mirato che l'abbiamo preso con i pass. E andare a prendere lui, è anche bello alto, ragazzi. Farà anche la punta in caso di bisogno. Tiro giro distanza. Io ragazzi, prenderei lui. Questo giocatore 5 stelle gratuito con il pass gratuito, senza aver comprato le altre versioni del pass. Ci godiamo la sua animazione, lo andiamo a prendere. Potremmo già prenderlo anche le altre volte, però ho preferito aspettare. Ragazzi, stiamo completando un po' la fase d'attacco. Ok, vedete che è incontrollabile. Quindi va benissimo. E ora andiamo a prendere questo. CLS. Tiriamo giù lui. E mettiamo lui. Perfetto. E adesso lo andiamo anche a potenziare quel gap qua, perché ce li abbiamo le possibilità di andarlo a potenziare. Perché giocando abbiamo anche preso tanti, tanti punti esperienza dai nostri giocatori. Perfetto, vedete che è tutto 90. Andiamo a vedere lui cosa, come lo dribbling. Ok, passaggio, tiro. Tiro possiamo anche mettere così, guarda. No, glielo diamo. Destrezza. Ok. Io direi di lasciarlo così come ce l'ha messo lui, ragazzi, mi piace. Quindi, perfetto, potenziato, ragazzi. Tanta roba, ragazzi, il giocatore qua. Quindi, ora vedete che siamo già. Vedete che quella fetta da sinistra, l'attacco l'abbiamo già completato. Ora andiamo a prendere però un trequartista.
Voi direte, e come? Abbiamo tanti CP. Abbiamo una lista di giocatori standard. Mettiamo un bel filtro. Andiamo su una posizione. Mettiamo trequartista. Stile di gioco. Mettiamo un bel. L'ho saltato, ragazzi. Giocatore chiave. Mettiamo fatto. Ce li dà tutti. Potremmo prendere anche Bruno Fernandes per dirvi, a 180, però abbiamo 226.000 ragazzi, non ci facciamo prendere. Abbiamo anche Fekir che non è male, c'è Mount, molto alto e piede debole, però è normale, forma fisica normale. Proprio stesso palla 70, questo ci farebbe comodo. Non c'è una finalizzazione super, però un buon giocatore, un'altezza normale, non altissimo, praticamente. Se no ci abbiamo Pellegrini, molto alto e piede debole, sporadicamente, forma incontrollabile, resistenza ai fortuni alta, è alto, non ha un brutto dribbling, dei bei passaggi. Non c'è il doppio tocco, però c'è un passaggio filtrante, passaggio calibrato, passaggio di prima, colpo di tacco, tiro a salire, no look, passaggio a tara, astuzie leader. Resistenza 77 non è male, già un 68 di possesso palla. 1,86, 26 anni. Io direi che Pellegrini può essere un nostro candidato. Poi abbiamo anche Witzel, proprio bassino. Normale, ragazzi, io andrei su Pellegrini con 110.000. Ci godiamo il nostro Pellegrini che ci siamo sudati con l'evento prendendo tutti i GP. E Pellegrini della Roma, 5 stelle, è il giocatore che abbiamo scelto. Giocatore speciale ingaggiato. Che è successo? Il giocatore possiede lo stile taglio al centro. E preferisce passaggio lungo. No, no, non doveva succedere questa cosa. Ma ragazzi, non ho capito perché a volte succedono queste cose qua. Ma io non voglio il taglio al centro. Niente, ragazzi, al momento lo teniamo così. Che vi devo dire? Taglio al centro. Lo proviamo, ragazzi. Proviamo perché abbiamo già speso tanti soldi. Lo potremmo ricomprare per averlo normale, ma no, io volevo andare a prendere con quei soldi lì altri giocatori standard. Perché volevo andare a prendere un uno sviluppo difensore centrale. Oh, un portiere, che forse è meglio, ragazzi. Per andare a prendere un portiere. Ragazzi, io preferisco i difensivi, ma col modulo che abbiamo un offensivo non sarebbe male. E andrei a prendere forse Castel. Perché ha precisione piedi debole alta, incontrollabile, resistenza alta. A traiettoria bassa, rimessa lunga, palla rigore, leader. E ragazzi, 67 di possesso palla. 1,97 è mancino, è un 4 stelle, però c'è anche da dire che costa 82.000. Gli altri costano 300, capite bene che è uno dei più forti che c'è. Se no c'è Musso, ma non è il massimo. Io farei Casters, ingaggiamo, andiamo a prenderlo. Così ragazzi, anche il portiere. Manca la difesa e il centrocampo e l'esterno destro. Però ragazzi, abbiamo appena incominciato. A dire la verità, dobbiamo ancora incominciare ad andare a giocare online, cosa che faremo fra pochissimo, perché una partita online andiamo a fare adesso. Bene ragazzi, andiamo indietro, andiamo alla... Qua c'è una notifica del gioco. Ok, non ci interessa. Andiamo in giocatori, facciamo
facciamo ordine, valutazione, data di ingaggio su steel, casting, scusate, progresso giocatore, aumento di livello. Andiamo a dare un bel boost perché ok. Cazzo, diamo un bel boost a quel portiere qua, perché il portiere è importante. Presa, riflessi. Ok, ragazzi, questo è il nostro portierone. Per il momento abbiamo lui e teniamo lui. Pellegrini, ragazzi, non andrei ad aumentare più di tanto. L'aumenterei con un 4.000 e basta. Perché voglio vedere come si comporta non avendo. Ragazzi, non avendo, diciamo, l'abilità che volevo io. Cioè, qua c'è taglio al centro, me l'hanno messo, porca miseria. Vabbè, non ci lamentiamo, ragazzi, abbiamo salato. Ragazzi, nel mio schema di gioco andiamo a cambiare. Allora, vi dico già che Mancosu mi ha deluso tantissimo. Ma proprio tantissimo come giocatore chiave. Quindi non mi è piaciuto per niente, andiamo a mettere Pellegrini. Poi Pellegrini lo mettiamo al posto di Freddy, che invece mi è piaciuto tanto, Fedri. Andiamo a cambiare il portiere, ma questo qua lo mettiamo come sostituto all'altro. Ok, vedete che lo stile di gioco intanto è andato su 94. Per il resto rimaniamo così. Quindi abbiamo la difesa e i mediani un po' così. L'esterno destro non ne abbiamo uno di gran qualità, ma abbiamo l'esterno sinistro di gran qualità. E tanti che ragazzi che stavo usando è ancoraggio tra le linee Davis e linea bassa su Callagher, che è un onnipresente. E penso che manterrò questi due stili di gioco. Per il resto lasciamo tutto così. Ragazzi, che fare adesso? Proviamo ad andare a vedere, nonostante non siamo ancora una squadra perfetta, ma andiamo a fare una bella partita di campionato. E quindi ragazzi, per la prima volta non contate questi punti che sono stati fatti con un'altra squadra prima della serie, per la prima volta siamo qui con la nostra squadra per questa scalata e facciamo la prima partita. Chiaramente ragazzi prenderemo anche avversari molto più forti di noi, sicuramente, però non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo distruggere il nostro avversario. Ragazzi, comunque sono veramente contento di aver trovato Salah. Tanta tanta roba. Perfetto, 5 tacche. E andiamo a fare questa partita in questa settima divisione. Ok, se vedete, infatti lui è molto più forte a livello di forza complessiva, ha una squadra più forte della nostra, magari completa in ogni reparto, noi un po' meno. Lo stadio, ragazzi, intanto giochiamo in estate, visto che è estate. Giocheremo in inverno quando sarà inverno, ve lo dico già. E poi andiamo a San Siro, ragazzi. Visto che l'ho visto da poco, perché sono andato a vedere i cosplay, sono rimasto sorpreso da San Siro, non l'avevo mai visto. Quindi andiamo a San Siro. Gli lasciamo a loro la maglietta nera, noi ci prendiamo la bianca. Andiamo avanti. Lui è già pronto, sicuro di vincere. Neanche ha controllato la squadra, e qua c'è il primo problema, che Gakpo, come vedete, è giù perché lui ha forma normale, no, incrollabile la forma. Nonostante tutto, ce l'abbiamo giù. Questa è sfortuna, vabbè, ma lo teniamo lo stesso perché è sempre meglio lui giù che altri su. Abbiamo Freddy giù, purtroppo, abbiamo anche Silvestre giù, purtroppo. Insomma, non siamo messi bene con i cambi. Lui, che è il nostro jolly che fa tutti i ruoli, è giù. Non siamo stati fortunatissimi, ma non ci abbattiamo. Abbiamo la nostra squadra, ce l'abbiamo. Lasciamo
queste tattiche. Andiamo a cambiare però lui con Ayala, che Ayala comunque ragazzi è molto alto, 1,90, quindi va bene. Toprak di qua, Bruma di qua, perfetto. E andiamo a vedere le informazioni dell'avversario. Ragazzi, abbiamo una squadra avversaria molto molto completa e forte. Sicuramente non ha dei gran panchinari. Oddio, non lo so, c'è 2009 potenza squadra. È fortissima questa squadra, ragazzi. La sto analizzando un po', eh. Ok. Ci sta andando a bloccare, ragazzi, Mertens. Con marcatura stretta. Su Mertens, il trequartista. E noi siamo pronti ad andare, ragazzi. Ragazzi, cerchiamo di partire bene. Ah, faccio qualche esercizio con le mani per le dita, in maniera che siamo belli sciolti. Sempre e via. Una connessione intorno a 5 tacchi. Che è successo? Magari si è ritirato. Si è spaventato del nostro Salah. Ben ritrovati amici Salà telespettatori, è un piacere gratuito. avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei Magic suoi Game assistiti YouTube tecnici, inizia questa finalmente nuova ci siamo. serie. Gli Sta spazi sono scalata. Ragazzi, gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono noi novali siamo i bianchi, talenti attacchiamo da all'insegna dello sinistra spettacolo e verso del destra. divertimento. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso siate tifosi delle squadre in campo oggi. Il nostro avversario, ragazzi, è fermo. No, sta Questo giocando, sta splendido giocando. stadio è Sta stato giocando, l'unico sta simbolo giocando. del dominio italiano in Europa. Bebeto! Sta giocando. Gran prova di forza, palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ragazzi, vedete che lui sta Hai già spingendo idea di chi molto. si metterà in luce oggi, Luca? Sta spingendo Come molto, sarà quindi io vado un attimo in un giocatore che difesa. con la sua velocità Perché può non essere abbiamo dei decisivo per la difensori molto partita di forti, oggi? eh. Sarà determinante vedere come i Quindi suoi è compagni rischioso se ci saranno in grado di spinge tanto. seguirlo, soprattutto gli smarcamenti Vediamo, che riuscirà a ragazzi. fare. L'efficacia del suo gioco offensivo dipende molto da questo, perché è un giocatore che va servito bene per essere valorizzato al meglio. Sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Tocca in avanti. Ci mette una pezza, ben Ragazzo, ho fatto. sbagliato. Straordinaria Ragazzi, motivazione da cercherò di entrambe le parlare, ma al parti. momento giusto. All'entusiastica Che azione sono d'attacco che gli ha concentrato, dato voglio partire dimostrazione bene. di caparbietà Anche perché abbiamo un difensiva. avversario con una squadra molto più forte della nostra. Però Lorenzo Pellegrini la mette sulla sinistra. non ci stiamo comportando male. Mamma mia, che grave errore che stava facendo il nostro avversario. Ora Bebeto allunga il piede verso il Fallo, pallone. fallo, fallo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. La Bebeto. Bebeto intercetta il pallone dopo una Fatto il lettura tiro speciale, magistrale. ragazzi, Passaggio di forse era un po' potenza. telefonato, ma resta l'ottimo Potenza, scusate. posizionamento difensivo. Non è Pallone nello spazio. andata però a buon fine questo tiro. Tocco Occhio a preciso. Mbappé, ragazzi, che Se ne va. impressionante in questo gioco. Abbiamo il nostro Bebeto difensore difensore molto Toprak, tempestivo, ha un bel interrotto l'azione d'attacco 71 con che una lo grande ferma. determinazione. Ragazzi, bisogna anche saper giocare difesa 3, non è facile, ragazzi, eh. Non so se rimarremo sempre in difesa a tre difensori, il nostro avversario anche lui sta giocando contro difensori, ma vi assicuro che non è All'aria il gioco facile con pallone a giocare tra sinistra. difensori. Abbiamo il nostro esterno comunque che è molto alto, ma abbiamo Prova a visto darla che ha perso profonda nello il spazio. contrasto di testa, se non sbaglio con Messi. Però non è neanche su di forma. Palla filtrante per Mertens. Messi ha spazio per affondare. Perfetto, Ayala è molto alto, meno male. Non Sbagliato, perdono tempo. erroraccio. Brozalic. Erroraccio a me. Sono riuscito subito a rimediare l'errore. Pellegrini è molto alto, dai. Incornata! Ci è andato molto vicino, è Cavoli, entrato dentro ragazzi, la palla. stiamo Ha rischiando.
Ma si sente quando attacca lui, si sente la difesa e si sente che ha giocatori stratosferici come Mbappé, Messi, così. Ma sicuro, ragazzi, che non è facile andare contro squadre del genere quando hai tu una rosa, non è. Ha la possibilità di andare verso la porta. Pallone interessante in verticale. Alisson dice di no. L'avete visto che entrata che ha fatto il nostro giocatore gratuito 5 stelle del Liverpool, però non ricordo bene il nome, ragazzi. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che qua sono stato stupido, contropiede favorevolissimo, fatto un errore gravissimo, meno male che lui non ne ha approfittato. Occasione per il contropiede, prova Salah, grandissima lettura, riconquista il pallone, ci prova con un pallone profondo, bell'intervento di Salah. Ragazzi, Salah è un giocatore speciale che non si può dare, non si può potenziare, cioè rimane così per quello che non sono andato a potenziarlo. Non è stato difficile fermare l'azione. Ho sbagliato, mi sono messo a parlare, ho sbagliato. Ho sprecato un'ottima opportunità. Pellegrini, rubare palloni così non è mai un caso. Calcio di punizione per il Palo. Bene, va bene, ci voleva. Ci voleva. Un fallo tattico ci voleva. Ragazzi, ora tolgo il difensivo e andiamo in normale, perché voglio andare ad attaccare un po'. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Ah, tra l'altro, ragazzi, un Salah opportunista non lo troviamo più, eh. Non è un giocatore normale da trovare. Di solito c'ha un taglio al centro ed è esterno. Salah punta è raro. Meno che la gente non va a spendere tanti soldi. Voglio ribadire la fortuna, che c'è stata da prendere un giocatore del genere. Bebeto. Palla filtrante per Salah. Porca boia. Questo succede perché ha dei buoni difensori. Hanno il muro che gli permette di fare quei blocchi lì incredibili, cosa che i nostri difensori non potranno mai fare per ora. Quindi, se no, quello lì, ragazzi, passavo. Bebeto riceve il passaggio. Palla filtrante per Salah. Guadagna metri. Erroraccio del nostro avversario. E 1-0, ragazzi. Tutto perché lui non ha spazzato, ragazzi. Grave errore. E il nostro Salah, prima partita, segna. In un minuto un po' particolare, ragazzi. Eh sì. Minuto dove c'è da stare attenti. A fine primo tempo e fine secondo tempo c'è da stare attenti, perché è dietro l'angolo script, come tutti i giochi di calcio, ragazzi. Quindi abbiamo approfittato di questo momento, siamo già tornati in difesa, ragazzi, però non mi sta piacendo tanto Pellegrini, perché ce l'ha dato in una versione che noi non volevamo. Porca miseria, 110, mi sono stato un po' sfortunato, 110.000 per un Pellegrini che ci ha dato un'abilità che non volevamo. Pellegrini taglio al centro non ci voleva, anche perché taglio al centro non credo che venga attivata nel momento in cui è un trequartista. O magari sì, mi devo informare su questo. Ma secondo me taglio al centro come trequartista non ha molto senso. Taglio al centro praticamente è che dagli esterni inizia a tagliare in mezzo all'area. Se avesse dato regista creativo aveva già più senso. Vabbè, noi l'avremmo, non era il nostro obiettivo, però almeno aveva un senso. Avete visto, ragazzi, come Mertens non riesce a fare le giocate? Vista la marcatura stretta che gli abbiamo messo addosso? La cosa molti non la usano, ma è molto importante. E al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo.
Ragazzi, so che potevo tirare, lo so. Però volevo andare sul gol sicuro passandola. Devo ricordarmi che lui ha degli ottimi difensori che fanno anche interventi automatici perfetti, perché hanno le abilità giuste per farli. Pellegrini, Pasalic, Rashford. Ora Bebeto vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario. Uè, ragazzi! Il nostro esterno destro è Mauricio. È un 2 stelle, ragazzi. Immaginate se su quella fascia avevamo un Sané, un Mané. Un giocatore così, veloce, andava in porta. Ragazzi, siamo in difesa e restiamo in difesa. Deve far lui la partita adesso, non deve più farla noi. Noi dobbiamo mantenere il risultato. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Riceve in ottima posizione. Bebeto! Alisson! Poi se riusciamo a segnare è tanto meglio. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Calcio d'angolo battuto corto. Non c'è cascato, ragazzi. Partono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Si ricomincia dal portiere. Ricordiamoci che abbiamo un portiere coi piedi buoni, eh. Bebeto. E passa. Bebeto. Ragazzi, l'ho fatto perché ho visto che Bebeto ce li ha questi tiri e giro. Ora ho sbagliato io, devo aspettare un attimo, non ero in buona posizione col corpo, però ce li ha. Ragazzi, Pellegrini è stanco e andiamo a mettere Freddy. Ora vi faccio vedere Freddy, che ha un giocatore chiave che è molto meglio. Lui era giù, quindi non possiamo contare come abbia giocato. Andiamo su a mettere Mantilla. E per il resto stiamo fermi. Anzi, andiamo a cambiare Davis e andiamo a mettere il nostro Koopmeiners, perché è un collante, quindi ci aiuta a difendere un po' di più. Andiamo a mettere Ancoraggio. Linea bassa sempre a Gallagher. Marcatura stretta sempre a Mertens, a meno che lui non cambia Mertens. Ragazzi, se va a cambiare il trequartista Mertens, dobbiamo andare a cambiare la marcatura. Stiamo attenti ai cambi. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Ennesima palla recuperata. E il tocco è verso il portiere. Numero 23. Il Puma Sunam ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Ci prova con un pal... Bebeto! Bello, ragazzi! Ragazzi, Bebeto e Salah, che coppia! Invito a segnare troppo ghiotto e lui lo ha accettato. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Ed ecco qua, ragazzi! Il nostro avversario si è ritirato sul nostro 3-0 ed ecco qua, guardate qua che continua ad aumentare giocando le partite. E ragazzi, direi che per questo episodio abbiamo finito. La prima partita l'abbiamo giocato, abbiamo vinto 3-0 contro un giocatore comunque che è della settima divisione. Noi arriveremo molto più giù, ragazzi, quindi è stato un avversario facile. Ci mancano 2 punti per la promozione e dobbiamo fare ancora 7 partite, quindi penso che comunque andremo sicuramente in sesta divisione. Poi vediamo, pian piano aumenteremo anche, diciamo, la nostra squadra, la miglioreremo, ma comunque avete visto che
l'abbiamo migliorata tantissimo in poche ore di gioco. Questo per farvi capire che se sei capace di giocare a football, il gioco senza spendere un euro ti dà la possibilità. Poi chiaro, ci vuole anche un po' di fortuna. Andiamo a ritirare i nostri 20.000 GP grazie a questa sfida, quindi altri 20.000 GP che arrivano. Andiamo a prendere anche il premio pass partita, con ogni partita che facciamo ci regala 1.000 ESP, li prendiamo e vediamo che abbiamo già 54.000 GP. E con questi 54.000 GP potremmo anche andare a migliorare, prima di salutarci, con un mediano, tra le linee. Prezzo mettiamo da 10-50.000, possesso palla elevato, doppio tocco, Veronica, sombrero, controllo da suolo, passaggio calibrato. Non è male, peccato che anormale e non mi piace. Danilo. No, ragazzi, direi di no. Direi di andare a prendere uno un po' più forte più avanti. Se devo prendere un giocatore così, preferisco mantenere il mio Davis, che è un 75 già. Niente, ragazzi. Allora, peccato per Pellegrini, ma tanta roba per il nostro 5 stelle preso con il nostro, diciamo, il pass, diciamo, col giocatore 5 stelle a nostra scelta, e tanta roba abbiamo visto Salah, ragazzi. Bebeto l'ho già provato, lo confermo, è fortissimo. Mi piace per un senza palla particolare, perché un senza palla con quell'abilità qua, con questa accelerazione 90 e questa velocità 82, ma soprattutto con l'accelerazione incredibile, un senza palla è veramente raro. È come è molto raro, diciamo, il nostro attaccante Salah, che è opportunista, è rarissimo trovarlo. Siete stati fortunatissimi con un giro solo, ragazzi. Niente, ragazzi, io vi saluto. Spero che vi stia piacendo questa serie. Scrivete nei commenti se non capite qualcosa, se volete chiedermi qualsiasi cosa, chiedetemelo, magari che non ho spiegato, magari che anche magari che, non so, volete capire il livello stile di gioco, volete capire gli allenatori, qualsiasi cosa, voi chiedetemi qualsiasi cosa e io vi risponderò. Ah, uno che mi ero dimenticato è comunque abbiamo preso il nostro portierone 4 stelle, che lo cambieremo sicuramente, ma per il momento va benissimo. Quindi, avete visto che in poco tempo abbiamo già cambiato molto bene la squadra, abbiamo visto che comunque gira molto bene, avete notato con questa partita, perché è calibrata bene per il nostro allenatore, per il nostro stile di gioco. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video di eFootball 2023. Ciao a tutti!